Il primo punto del 2020, 2-2 con il Monte Giorgio in rimonta. Il Chieti prova a rientrare nella corsa a salvezza. Esordio da titolare a centrocampo per il neoacquisto Gaetano Maranzino. L'iniziativa personale confezionata da Filippo Franchi, che si accentra, palla sul destro e palo centrato a Marani, battuto. Si presenta così il Chieti, che rispolvera Michael Traini titolare in coppia con Andrea Sivilla nel reparto avanzato. Compatta e aggressiva la squadra di Grandoni, che non lascia respiro alla manovra del Monte Giorgio. Superficiale all'impostazione, Tempestilli ne beneficia, energe l'incursione dell'esterno, desiste pure Omiccioli, costretto a liberare Riccardo Marani. Quindi Michael Traini ci prova lui la deviazione in corner da parte dello stesso portiere montegiorgese. È un Chieti convincente dalla cintola in su. Dalla distanza Filippo Franchi e Marani è costretto ancora a neutralizzare, ma non appena sotto pressione i neroverdi mostrano le solite fragilità. Ricci, che ferma in maniera irregolare Alighieri in area di rigore, Moussa Jah, un Chambé ex Alba Adriatica, realizza dagli 11 metri una mazzata tremenda, non assorbita immediatamente da Meola e compagni, che subiscono lo 0-2. Jambé questa volta parecchia per Pampano, due conclusioni e due gol al passivo. Cinico e spietato il Monte Giorgio, ma Chieti che rientra in partita con Franchi, che opera un traversone sul quale si fionda Daniele Ricci, che fa subito perdonare la leggerezza sul rigore, segna il gol che riapre tutto, sfiora il tris. Nella ripresa Armin Nasic per il Monte Giorgio, che poi torna ad abbassarsi. C'è spazio in aria per Energe, che non trova l'angolo ma solo i guanti di Mercorelli, subentrato a Marani. Traini con astuzia prova a girarsi, Baraboglia lo ferma, ineccepibile il calcio di rigore decretato da Capriuolo della sezione di Bari. Se ne incarica lo stesso attaccante riminese, che sigla il 2-2. E adesso il comunale di Ortona spinge, ci credono i tifosi. Franchi, tra i migliori in campo, prova a ribaltarla, così come Traini di testa. Riceve anche un duro colpo, costretto alle cure del caso. Monte Giorgio, che però prova a tornare avanti nel finale con Zancocchia, che chiama all'intervento Mattia Licastro. Positiva la prova del portiere, classe 95, alla seconda da titolare. Termina così 2-2, non muoverà più di tanto la classifica, ma ad ogni modo il punto incamerato col Monte Giorgio regala al Chieti un'importante iniezione di fiducia. Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che in questo momento è in difficoltà, ma secondo me se trova un po' di tranquillità può venire fuori da questa situazione in modo tranquillo. Sapevamo le difficoltà che incontravamo, l'abbiamo preparata bene, peccato per il gol che abbiamo preso alla fine del primo tempo, molto ingenuamente, perché penso che se fossimo andati sul 2-0 negli spogliatoi magari la partita sarebbe stata diversa. Puntiamo sicuramente alla salvezza, stiamo facendo giocare dei 2002 in campo, oggi siamo partiti con 5 under, quindi questa è la, diciamo così, quello che vuole la società, lo stiamo portando avanti con molta tranquillità. È chiaro che però dobbiamo fare punti per salvarci, perché è vero che abbiamo una buona classifica, ma mancano ancora dei punti per poter raggiungere la tranquillità. Diciamo che la difficoltà più grande è stata questi palloni lunghi lanciati sempre su Traini, che è un giocatore importante di testa. Quando la palla è scivolata bassa, penso che la squadra si sia comportata bene. Siamo ripartiti tante volte, abbiamo fatto due gol, secondo me meritati, perché anche il rigore era netto, perché se non lo buttava giù andava in porta. Quindi la difficoltà più grande è stata questa, questi lanci lunghi da dietro, che dobbiamo forse valutarli meglio.